Il Vangelo di oggi racconta di Gesù a Nazareth tra i suoi concittadini, che lo rifiutano e tentano addirittura di gettarlo giù dal ciglio del monte. Eppure, oltre al Vangelo, siamo invitati a meditare sul Salmo 41-42. Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio. È uno dei passaggi che ascolteremo durante la Santa Messa di oggi. Con il paragone di una cerva assetata, il Salmo esprime la condizione del credente come sete. Per tutto il Salmo accompagniamo un dialogo tra l'orante e la sua anima. È infatti la nostra anima ad avere sete di Dio, del Dio vivente. Spesso siamo assetati non tanto di cose materiali, quanto piuttosto di ciò che è giusto, vero, buono e bello. Questo è reperibile non certo solo in ciò che appaga a livello di sensi e di ricchezze materiali, di ciò che presto si consuma, marcisce, stanca, delude o muore. Preghiamo il Signore affinché non permetta che noi, Suoi figli, ci abbeveriamo da cisterne che offrono beni soltanto materiali, affinché ci consenta di dissetarci ai corsi d'acqua viva che sono la preghiera, i sacramenti, la confessione, l'Eucarestia, la Santa Messa, il perdono e l'amore per il fratello.